Bella a tutti ragazzi, ben sera. Io 5 sono qui con una serie di spal. Atalanta e gol fine 3-2 con la vittoria dell'Atalanta. Quindi ragazzi, il primo tempo ragazzi ha segnato il gol dell'1-0 di Francesco che ha concesso il gol dell'1-0. Poi ragazzi, 2-0 invece va a segnare Andrea Pitagna che ha concesso il 2-0. Poi ragazzi, dell'Atalanta invece va a segnare di iniziare lo svantaggio, si pensa Robin Gosens che conferma di iniziare lo svantaggio. Il gol della parità va a segnare Luis Muriel. Il terzo gol dell'Atalanta a segnare di nuovo Luis Muriel realizzando una doppietta. Quindi ragazze, adesso l'Atalanta ha giocato un'ottima partita, che si sembrava la Spal avesse la vittoria in tasca, ma l'Atalanta ha saputo recuperare quei due gol e è arrivato anche al terzo gol. Quindi ragazzi, l'Atalanta vince la sua prima partita in campionato. Quindi ragazzi, l'Atalanta, che poi giovedì, dopo la scorsa stagione in cui si è qualificata alla prossima Champions League, quindi ragazzi, poi vedremo giovedì la verità, quali gironi beccheranno gli italiani sia a Napoli che all'Atalanta. Quindi ragazzi, è stata una bella partita per i uomini Gasperini, che nel secondo tempo hanno fatto una grande rimonta, quindi ragazzi, adesso l'Atalanta dovrà solo pensare per adesso al campionato e poi per fine settembre potrà pensare finalmente alla Champions League. Quindi ragazzi, che dire? Che dire raga? È stata una partita molto bella e quindi ragazzi adesso l'Atalanta si porta a 3 punti, quindi ragazzi adesso l'Atalanta si porta a 3 punti e raggiunge le altre squadre di Serie A che hanno questa vittoria. Ma sulla spalla si guarda invece a 0 punti e vedremo un po' per l'Atalanta se si riuscirà a vincere anche la seconda giornata e per la spalla che dovrà ancora aspettare per trovare la vittoria con i Leonardo Semplici. Non sono riusciti a portare la vittoria a casa ma hanno seguito un'ottima prestazione che è proprio una bella prestazione. E quindi ragazzi non c'è proprio da niente per la Spal, ma per l'Atalanta che si sta preparando in vista per la Champions League. Quindi ragazzi, mo l'Atalanta dovrà giocare la prossima partita, questa sera domenica, quindi ragazzi, anche tu quindi raga, che dire, da allora è tutto, noi ci vediamo con Torino da solo, e l'ultima partita di Bologna e la Sperona. Quindi ragazzi, è tutto, ciao, 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 ciao.